Ciao amici, sapete quante volte come naturopata mi sento dire ho la testa così stanca, non riesco a concentrarmi? Lo so, la stanchezza mentale è uno stato frustrante, fa sentire spossatezza, uccide le prestazioni lavorative, sportive e anche personali, anche perché la stanchezza mentale non è come quella fisica che con una dormita va via. Ma cosa possiamo fare? Se volete saperlo, mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Una ricerca in Dallas alla Bangor University ha dimostrato che la fatica mentale causa un calo di prestazione fisica, tanto che facciamo più fatica per fare le stesse cose. Nell'esperimento, due gruppi di persone dovevano pedalare sulla cyclette dopo aver svolto attività diverse per 90 minuti. Il 15% di chi aveva impegnato la mente prima con un videogame complesso ha terminato la pedalata prima rispetto a chi aveva soltanto guardato un documentario in TV. Dalle analisi, i muscoli delle gambe erano stanchi, come se avessero saltato su e giù per un gradino di 36 cm per 100 volte. Questo ha dimostrato che il corpo ha determinate riserve di energia che possono essere consumate sia dalla mente che dal corpo. Un team dell'Università di Canberra che si occupa di medicina dello sport ha scoperto che la fatica mentale deriva dall'accumulo di una sostanza nel cervello che si chiama adenosina. La continua attività mentale brucia molto glucosio nel cervello e genera una sua temporanea carenza che fa crescere i livelli di adenosina. Questo blocca alcune sostanze come la dopamina e così aumenta la percezione della fatica e diminuisce la motivazione psicologica. E cosa posso fare? Ecco i quattro rimedi naturali più facili e veloci per contrastare la stanchezza mentale. 1. Meditazione. Fare meditazione per 15 minuti al mattino e 15 alla sera è dimostrato che riduce la stanchezza mentale e aiuta a rigenerare la mente e la concentrazione. 2. Alimentazione. Il cibo giusto per il cervello? Alimenti freschi come frutta e verdura, super cibi ricchi di antiossidanti, proteine magre e grassi buoni. Assolutamente no a zucchero bianco, alcol e fumo e sì a integratori a base di vitamine, minerali, enzimi e probiotici, come dice la naturopatia. 3. Caffè. In caso di stanchezza mentale possiamo usare il caffè come un integratore naturale. La caffeina viene assorbita dal cervello al posto dell'adenosina, così ne blocca l'effetto, ma funziona bene solo fino a 1, massimo 2 caffè al giorno. 4. Allenare il cervello. Come dicevano gli antichi, meglio rendersi amico il nemico. E cosa vuol dire? Allenare il cervello e la mente ad essere attivi e a superare con la volontà i momenti difficili invece di lasciarsi andare pensando di non farcela e vedere tutto nero. Interessante, no? Per seguire tutti i miei consigli di salute naturale, iscrivetevi al canale con un clic così e attivate tutte le notifiche per essere i primi a vedere i nuovi video che pubblico ogni giorno. Vivi consapevole e vivi meglio. Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri ed ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno, sempre più trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!